Da sempre in prima linea a difesa dell'ambiente, l'europarlamentare del gruppo Greens Hafe al suo secondo mandato a Bruxelles fin dal primo giorno del conflitto in Ucraina, Pier Nicola Pedicini invoca una soluzione diplomatica e lo stop alla corsa agli armamenti. Un impegno politico che da tempo Pedicini, fisico medico, coniuga con la sua passione per la musica. Con la sua Brigata Fra Diavolo gira in tour da 2 anni per borghi e città del sud Italia, interpretando brani che denunciano la questione meridionale che ha scritto e composto nei dialetti delle diverse regioni del sud. La stessa modalità che ha scelto oggi per dire no all'invio delle armi con il video e il brano Fammi restare. Ma ascoltiamo l'europarlamentare Pier Nicola Pedicini. La guerra non ha né vincitori né vinti, la guerra ha solo vittime. Uomini che muoiono al fronte, civili assassinati, donne stuprate, bambini che restano orfani, famiglie costrette a fuggire, costrette ad abbandonare tutto quello per cui hanno dedicato una vita intera, lasciandosi alle spalle macerie e devastazioni. E poi miseria, carestia, economie stravolte, povertà per decenni. Eppure in questo scenario di devastazione c'è chi guadagna. Sono i soliti speculatori che, con la complicità di chi sbandiera propositi di pace, sotto banco alimentano la guerra. La guerra in Ucraina, quella a cui stiamo assistendo ormai da un anno, non finirà finché l'unica possibilità viene data alle armi. L'Unione Europea non è mai stata così tragicamente compatta nella sua storia e invece di farsi mediatrice di pace si rende complice di questo massacro e di questa distruzione, inviando armi sempre più potenti e sempre più letali.